Come fanno le entità tenebrose a nuocere agli esseri umani? Li spingono a commettere degli errori, perché ogni errore è una porta aperta che dà a quelle entità il diritto di introdursi in loro per tormentarli. Se resistono, se non commettono errori, esse non hanno alcun potere. Ecco perché il diavolo, diciamo, il diavolo per semplificare, ha solamente i poteri che voi stessi gli date. Se non volete avere a che fare con lui, non apritegli la porta. Egli non vi forza, vi dà solo dei suggerimenti. È il motivo per cui è chiamato il tentatore. E siete voi a dire sì. Le persone, per la maggior parte, credono che i loro malesseri, i loro disturbi e le loro angosce siano comparsi all'improvviso, così, bruscamente. No, esse li hanno preparati, hanno aperto loro la porta, li hanno invitati. Come? Con desideri, con pensieri e sentimenti inferiori, con certe debolezze e con certe trasgressioni. Per far sopravvivere il sistema attuale urge una trasformazione delle masse. Non basta più l'ipnosi collettiva, occorre rendere i singoli individui come robotizzati, ovvero mentalmente ed emotivamente controllati, al fine di eliminare completamente ogni pericolo di evoluzione e di indipendenza. Tale progetto può suscitare ilarità per la sua apparente assurdità, ma in realtà è già in atto da diverso tempo, nella totale inconsapevolezza della maggior parte degli abitanti del pianeta. Le prove a sostegno di ciò sono talmente tante che si potrebbe scrivere un trattato. In questa sede saranno brevemente considerati gli aspetti più evidenti. Non si tratta soltanto del controllo mediatico, ma anche di altre tecniche per controllare la vita emotiva e sociale. A confronto la rigidezza dei metodi gesuitici impallidisce. Il nuovo robot si sta costruendo attraverso programmi mediatici, prodotti tecnologici e giochi virtuali. Egli non si accorgerà di essere tale, e potrà essere diretto da chi possiede i poteri di azionare i suoi meccanismi. Cyborg. Il sistema ci vuole diversi da come siamo. Ci vuole disposti a credere alle panzane mediatiche senza alcun senso critico. Vuole che ci sentiamo inadeguati, di scarso valore, complessati se siamo precari, disoccupati o al verde, incapaci di vivere una vita piena e dunque disposti a diventare programmati, a costo di sentire stress e infelicità. Con i suoi metodi altamente manipolativi, l'assetto attuale ci vuole inclini ad accettare uno stile di vita improntato al materialismo consumistico e all'egocentrismo, come se fossimo incapaci di ritenerci più di un corpo fisico e di un insieme di pulsioni istintive. Con la stessa tecnologia ci vengono poi offerti palliativi per tentare di sfuggire all'infelicità. Sono stati persino prodotti giochi per creare un'altra esistenza, o sha in cui sempre più persone trascorrono tutto il tempo libero, sottraendolo alla vera socializzazione o ad attività creative. Il nuovo robot umano socializza all'interno di precisi canali, prova le emozioni concesse dal sistema, utilizza prodotti tecnologici e non si fida granché della sua personale esperienza. Nel mondo ricco, si esalta la tecnologia come fosse la fonte per eccellenza del progresso umano, offrendo effetti speciali accattivanti per convincere e nascondere la condizione alienante in cui l'uomo contemporaneo si trova a vivere. Sempre più persone, soprattutto europee, statunitensi e giapponesi, trascorrono il tempo libero all'interno di una realtà virtuale, in cui vivono rapporti umani, di coppia o erotici. Come ho già avuto modo di spiegare in passato, gli aspetti negativi di Internet, da capire e contrastare, sono tanti. Il contesto della rete non può includere la percezione di oggetti o persone reali, mancano gli aspetti emotivi, che soltanto nel mondo concreto esistono. È ovvio che i computer non possono mai sostituirsi alla realtà, e può essere dannoso credere di poter fare a meno dell'esperienza reale, sostituendola del tutto o in parte con quella virtuale.
Lo schermo crea una realtà, che può condizionare quando non si ha consapevolezza dei meccanismi e si accettano alcuni aspetti perché popolari o per abitudine. Il problema è capire come la realtà virtuale incide sul nostro modo di essere e sul comportamento, modificando abitudini, potenzialità cognitive, modi di essere e rapporti sociali. Molti studiosi parlano di riduzione delle complesse potenzialità umane, impoverendo la qualità delle relazioni sociali e l'uso umano di risorse che il computer non potrà mai avere, come l'intuito, la capacità di complessi collegamenti semantici o lo scambio di energia vitale. In altre parole, la ricchezza della comunicazione e della conoscenza reale può essere limitata in qualità e quantità dall'uso massiccio del computer per stabilire rapporti sociali o per altri usi. Su internet si può creare una suddivisione in greggi, all'interno dei quali si creano significati fondamentali che possono essere trasformati in etichette o diventare dogmatici, riproponendo la medesima realtà di massificazione e di mancanza di libertà di pensiero presente negli altri media. Inoltre, su internet si potrebbero ricreare quei meccanismi propri della folla, studiati dalla psicologia sociale. Si tratta di meccanismi che prevedono il superamento delle comuni regole sociali grazie all'anonimato o alla possibilità di un'identificazione fittizia. Il senso dell'anonimato, nelle folle, accresce la possibilità di comportamento non costruttivo o istintivo, ovvero si sfoga il senso di oppressione che il sistema potenzia nell'individuo. Oggi proliferano i social network, e sempre più persone trascorrono molto del loro tempo libero davanti allo schermo del computer. Sta di fatto che l'aderire in massa a ciò che lo stesso sistema produce potrebbe rappresentare uno scacco alla possibilità di distruggere l'attuale sistema, nella misura in cui si accettano i palliativi in forma di svago e canali di socializzazione. Non dimentichiamo che in un mondo davvero libero non si tende ad essere tutti uguali e non si corre a fare in massa tutti le stesse cose. Il maggior dovere degli esseri umani allo stato attuale delle cose dovrebbe essere quello di agire per salvare il futuro del pianeta dalla distruttività a cui lo sta portando l'attuale gruppo al potere. Ovviamente ogni persona può utilizzare il suo tempo come vuole, ma occorre essere consapevoli che il sistema stesso elabora ninnoli e svaghi per impedire alle persone di porre attenzione a ciò che è davvero importante. Negli ultimi tempi è esploso il fenomeno Facebook, che promette di poter contattare persone note o vecchi amici. Questo mese gli utenti del social network sarebbero saliti a ben 200 milioni, superando il rivale MySpace. In Italia gli utenti che hanno navigato su Facebook sarebbero oltre 10 milioni. Facebook sembrerebbe offrire soltanto vantaggi, offrendo un servizio di contatti sociali del tutto straordinario. Ma come mai è sostenuto dalle stesse società che promuovono il sistema e che in altri ambiti saccheggiano o controllano? Qual è l'inghippo? Ovviamente qui non si sta criticando chi si iscrive ai social network, perché credo che ogni persona sia libera di fare ciò che vuole, e penso anche che gli iscritti non abbiano tutti la medesima assiduità e la loro iscrizione ha diverse motivazioni da rispettare. Qui si vuole soltanto mostrare l'altra faccia del fenomeno, quella che non sarà mai discussa da Bruno Vespa porta a porta. Il fenomeno dei social network ha lati che vale la pena considerare. Non si vuole certo demonizzare la possibilità offerta dal web di socializzare, ma si vogliono analizzare i possibili retroscena di queste opportunità offerte con estrema facilità a tutti. L'apparente asetticità contrasta con il legame stretto che il social network ha col sistema e con le sue caratteristiche. Alcuni autori notano che di solito la comunicazione tende ad essere appiattita, semplificata e privata delle caratteristiche empatiche che potrebbe avere nella realtà. Forse lei ci può tradurre la presentazione di Skeeter. Sì, posso farlo, Va bene. Vieni. Sì, sono pronto. Ok? Sì,
Ho passato la scorsa settimana nell'hotel, l'hotel dove vivo, con due bambini, i miei nipoti. Per un bambino, tutto quello che succede in un albergo è strano e meraviglioso. Dormire in un letto nuovo, bighellonare nella reception, saltare su e giù dall'alligatore. Andare su e giù con l'ascensore. Ah. Scusa, sì, lo so, d'altra parte che c'entrava un alligatore in quel contesto.